Grazie di nuovo Presidente. Allora, sì, io ho sentito la necessità oggi di presentare un ordine del giorno, come tra l'altro ho fatto anche in occasione di altre delibere, di questo genere, proprio per quanto riguarda la questione dell'attuazione delle stesse, perché, come accennavo nel mio precedente intervento, purtroppo ci siamo resi conto che l'attuazione non è avvenuta in maniera spedita, assolutamente no. In alcuni ordini del giorno che avevo presentato, per esempio, avevo anche proposto che le delibere fossero presentate a doppia firma, cioè sia dell'assessore all'urbanistica ma anche dell'assessore al patrimonio, visto che molte delle attività conseguenziali a queste decadenze devono essere svolte appunto dal Dipartimento Patrimonio. Tanto per esempio, per citarne alcune, la trascrizione della delibera stessa, per la quale ricordo che già per Tor Vergata ci voglia addirittura un anno, perché non era neanche detto che fosse possibile trascrivere la delibera come atto, quindi fu prima trascritta con riserva ed un anno dopo invece in via definitiva. Poi questi immobili, una volta votate la decadenza, rientrano nel patrimonio del Comune di Roma e bisogna svolgere tutte le attività a cui accennavo prima per restituirle ai legittimi proprietari. Quindi, siccome è necessario svolgere questo lavoro in maniera congiunta tra due dipartimenti, con questi ordini del giorno a cui hanno fatto seguito, ha fatto seguito una importante nota dell'assessore Montuori che è uscito nell'ordine del giorno, si è dato vita ad un tavolo di lavoro coordinato proprio dal vice direttore Botta, il cui scopo era quello di individuare le procedure necessarie da mettere in atto per attuare queste delibere e soprattutto anche con il riparto delle competenze tra i vari dipartimenti. Perché inizialmente, devo dirlo, abbiamo assistito in alcuni casi un po' ad un rimpallo. Questo succede, lo devo dire, quando il perimetro delle competenze non sono ben chiare e ben definite. Siccome, come abbiamo sempre ribadito, questa è una strada nuova che l'amministrazione non ha mai portato avanti, è tutto da costruire, quindi la finalità del tavolo era proprio quella di individuare le procedure chiare e di distribuire le competenze tra i vari dipartimenti. Il tavolo dal 2019 fino ad oggi ovviamente ha lavorato anche con il supporto dell'avvocatura, del segretariato, proprio perché non sono questioni semplici da dirimere e a seguito nell'istituzione di questo tavolo sono state fatte anche delle commissioni. Una l'abbiamo fatta a maggio di quest'anno, quando ero ancora io presidente della commissione urbanistica, e una è stata fatta più recentemente dal presidente Chiossi. E purtroppo devo dire che in quelle commissioni un quadro chiaro di queste procedure, della distribuzione di competenze, ancora non è emerso, perché in entrambe le occasioni gli uffici ci hanno detto che stavano ancora lavorando per definire le modalità di attuazione di queste delibere. Siccome noi non vogliamo che questo discorso rimanga lettera morta, perché, come dicevo prima, la nostra finalità è quella di restituire le case ai legittimi proprietari, è questo che loro si aspettano dopo tanti anni di fatica e di battaglie. Noi dobbiamo garantire che l'amministrazione invece abbia ben chiaro le azioni da mettere in campo per attuarle, ed è semplicemente questo quello che io chiedo in questo ordine del giorno, che sono contenta che venga sottoscritto anche da altri miei colleghi. Quindi, senza nulla togliere, non spetta a noi certo assegnare le competenze ai vari uffici e ai dipartimenti, ma lo voglio leggere. Con questo ordine del giorno si chiede si impegna la sindaca e gli assessori competenti a voler adottare con la massima urgenza ogni atto idoneo volto alla completa attuazione di tutte le delibere di annullamento, decadenza e revoca finora approvate dall'Assemblea Capitolina, nonché a procedere all'attuazione degli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina attraverso l'individuazione di un iter procedurale certo e un quadro di ripartizione delle competenze chiaro, coinvolgendo, ove necessario, anche gli altri livelli istituzionali, e poi a provvedere, mediante l'adozione di successivi atti, alla prosecuzione di tutte le attività di verifica della regolarità amministrativa delle società e delle cooperative operanti nei piani di zona e dei patti convenzionali da loro sottoscritti, affinché venga rispettato e tutelato il principio di legalità a garanzia del pubblico interesse e della finalità sociale degli interventi ricadenti nei piani di zona. Quindi
Quindi ci sembra, appunto, a me sembrava come prima firmataria doveroso presentarlo proprio alla luce di quello che è emerso nelle due ultime commissioni, dove questo quadro preciso ancora non è stato delineato. Ringrazio quindi l'assessore Montuori, il Dipartimento Urbanistica, che con la bellissima notizia di ieri, lo voglio ripetere, stanno comunque andando avanti per procedere alla riassegnazione almeno di questi 8 appartamenti di Tor Vergata, ma ricordo che la delibera di Tor Vergata è di marzo 2017, quindi ormai ci apprestiamo quasi a raggiungere il quarto anno dopo la votazione della delibera. Ritengo che per le altre successive i tempi debbano essere molto più celeri. Grazie.